Ragazzi, se volete andare a realizzarvi il vostro primo sito web e quindi siete alla ricerca di soluzioni insomma poco costose, ebbene questo video fa sicuramente per voi, perché oggi andrò a rispondere a una delle domande che mi viene fatta più spesso, ovvero vale la pena andare a creare un sito web in modo completamente gratuito o se vale la pena andare a spendere fin da subito qualche euro insomma per andare ad acquistare il proprio dominio, il proprio spazio di hosting e andare a realizzare il sito con la piattaforma WordPress. Intanto, se questa è la prima volta che vieni a vedere uno dei miei video, io sono Roberto Marchesini e sono il fondatore del sito Assistenza VP, un sito dove aiutiamo aziende, professionisti, ma anche privati a creare e a gestire i propri siti in WordPress. Allora, vale la pena andare a crearsi il proprio sito web in modo completamente gratuito oppure no? Ebbene, entriamo finalmente nel vivo di questo video che andiamo a rispondere a questa domanda. Se avete già fatto delle vostre ricerche online, sicuramente sarete capitati sui siti un po' più famosi che vi permettono appunto di creare un sito web in modo completamente gratuito. Le aziende più famose diciamo che sono Wix e WordPress.com. Quindi all'interno di questo video direi di focalizzarmi su queste due aziende, quindi su Wix e WordPress.com. Mi raccomando però che se ancora non lo sapete, esiste praticamente WordPress.com e WordPress.org, che si parla sempre di WordPress, ma WordPress.com in sostanza vi permette di creare un sito in modo completamente gratuito utilizzando il dominio e l'hosting che vi mettono appunto a disposizione WordPress.com, mentre WordPress.org in sostanza sarebbe un sito dove potete scaricare la piattaforma WordPress in modo sempre completamente gratuito, ma poi la dovete andare ad installare da qualche parte, che sia in locale, quindi sul vostro PC per fare delle prove magari, oppure direttamente sul vostro server remoto, quindi sul vostro spazio di hosting. Quindi mi raccomando che WordPress.com e WordPress.org non sono la stessa cosa. Mi raccomando che se fin qui il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace sotto questo video e considerate insomma di iscrivervi al mio canale, perché carico video come questi ogni settimana che molto probabilmente vi possono tornare di aiuto. Quindi mi raccomando, vi basta iscrivervi cliccando sul pulsante qui sotto e mi raccomando di attivare anche la campanella. Ora innanzitutto direi di partire con i vantaggi che otterrete se andrete ad utilizzare uno di questi due servizi, ovvero Wix o WordPress.com. Il vantaggio numero uno, ovvero il vantaggio principale, ovviamente è che potete registrarvi su questi siti web in modo completamente gratuito e potete mettere il vostro sito web online davvero in pochissimo tempo. Infatti vi basta semplicemente registrarvi su Wix o WordPress.com e andrete a realizzare il sito web proprio immediatamente dopo aver effettuato insomma la registrazione al sito, e tutto in modo completamente gratuito. Quindi vi mettono a disposizione naturalmente un dominio di terzo livello, quindi ad esempio mioblog.wordpress.com, e naturalmente vi mettono a disposizione anche un po' di spazio web che ovviamente vi servirà per caricare i vostri contenuti. Il secondo vantaggio, che è sempre un po' correlato al primo, è che potrete mettere il vostro sito web online davvero in pochissimo tempo. Infatti, avendo un dominio di terzo livello, le persone potranno raggiungere il vostro sito web utilizzando naturalmente internet e potranno accedere ai vostri contenuti. Quindi semplicemente registrandovi su questi siti web avrete un vostro indirizzo, che sarà appunto l'indirizzo del vostro sito, che potrete condividere con le persone che vorranno visitare insomma il vostro sito web. E il terzo vantaggio è che una volta che vi sarete iscritti su uno di questi siti web, in sostanza avrete un vostro pannello di controllo dove potrete andare a controllare praticamente qualsiasi cosa riguardante il vostro sito. Quindi potrete ad esempio controllare le statistiche, quindi le visite che arrivano sul vostro sito web, andare a scegliere il tema grafico da utilizzare sul vostro sito e naturalmente andare a realizzare tutte le pagine del vostro sito web. Oltre a questo, dal pannello di amministrazione potrete andare a gestire ad esempio gli utenti che si iscriveranno al vostro sito web e insomma in generale potrete andare a gestire qualsiasi cosa del vostro sito. Ora, questo per quanto riguarda i vantaggi che otterrete se
deciderete di registrarvi gratuitamente su questi siti web ed iniziare con il vostro sito web utilizzando queste piattaforme. Ora invece direi di passare agli svantaggi che otterrete, insomma, se deciderete di usare questi servizi. Lo svantaggio numero uno, che direi è quello principale, è che voi non siete realmente i proprietari del vostro sito web. Questo perché sia il dominio che tutti i file del vostro sito che avete caricato sono situati sul server delle compagnie, insomma, che avete scelto per realizzare il vostro sito. E naturalmente, non avendo pagato assolutamente niente, non siete proprietari dei vostri contenuti. E questa cosa direi che è davvero molto molto importante, quindi insomma bisogna fare un po' di attenzione, anche perché queste aziende, tra poco lo vedremo comunque, vi permettono di andare ad acquistare dei servizi aggiuntivi, come ad esempio l'andare ad integrare un vostro dominio allo spazio web che vi mettono a disposizione per il vostro sito. Quindi avrete sì un vostro dominio, che naturalmente dovrete andare ad acquistare separatamente, che andrete ad agganciare su questi servizi, e quindi le persone potranno trovarvi con il vostro nome di dominio. Il problema però resta sempre che voi praticamente non siete i proprietari dei vostri file che avete caricato sul vostro sito. Questo perché appunto i file si trovano sul server di queste aziende, quindi non avete controllo totale sul vostro sito web. E questa è davvero una grande limitazione. Il secondo svantaggio, sempre molto importante, è che in sostanza queste aziende vi permettono sì di andare a registrarvi un vostro account e andare a creare il vostro sito web in modo completamente gratuito, ma il problema è che vi mettono a disposizione davvero poche funzionalità per andare appunto a realizzare il vostro sito. Quindi vi troverete davanti ad un pannello di controllo che sì, vi mette a disposizione diverse funzionalità, ma diciamo che per realizzare un sito web in modo professionale naturalmente dovrete andare ad acquistare dei pacchetti aggiuntivi, e sia Wix che WordPress.com vi mettono a disposizione diversi pacchetti, insomma, in base a quelle che sono, diciamo, le vostre esigenze. Il problema però qual è? Il problema è che questi pacchetti sono davvero molto costosi. Ad esempio, per quanto riguarda WordPress.com, se andate ad effettuare l'upgrade al piano business, che costa al momento 25 euro al mese, in sostanza vi dà la possibilità di andare ad installare i plugin e i temi, insomma, sul vostro sito web. Il terzo e ultimo svantaggio che ho voluto inserire all'interno di questo video, ma sempre molto molto importante, è che se volete iniziare andando a creare il vostro sito in modo completamente gratuito, mettiamo caso sempre su WordPress.com, ad esempio mettiamo caso che voi andate a creare il vostro sito perché insomma volete fare delle prove e non volete andare a spendere dei soldi, per poi magari andare a trasferire il vostro sito web da WordPress.com ad un vostro server con un vostro dominio, diciamo. Ebbene, il problema è che WordPress.com naturalmente non vi dà la possibilità di esportare il vostro completo sito web in modo tale da importarlo sul vostro nuovo server, e questa, come potete ben capire, è una cosa molto grave, perché sta a significare che se andrete a creare i vostri siti web su una di queste piattaforme, ad esempio, ripeto, Wix o WordPress.com, in sostanza se volete andare ad aggiungere nuove cose sul vostro sito web, o perché no, se il vostro sito web avrà successo in futuro e vorrete andare ad aumentare ad esempio lo spazio di hosting o andare ad aumentare insomma le potenzialità del vostro server, naturalmente lo potete fare solamente pagando questi servizi, che, come detto, tutte le funzionalità insomma premium, diciamo, certo sì, esistono, ma ve le mettono a disposizione ad un costo insomma molto elevato, e quindi siete assolutamente obbligati a fare l'upgrade all'interno di queste piattaforme, perché se volete esportare i contenuti su WordPress.org praticamente non potete farlo, e in sostanza dovrete andare a ricreare il vostro sito web completamente da zero. Quindi, come potete capire bene anche voi, insomma, questa cosa è abbastanza importante e bisogna assolutamente tenerla in considerazione se volete andare a creare il vostro sito web in modo completamente gratuito. Quindi ragazzi, vale la pena andare a crearsi un proprio sito web in modo completamente gratuito oppure no? Come sicuramente già avrete intuito, sinceramente io vi consiglio di andare a crearvi il vostro sito web in modo completamente gratuito solo per provare queste due piattaforme, magari registrare
registratevi su wordpress.com, così avete modo di vedere un po' come funziona il pannello di amministrazione di WordPress. Ma ecco, a questo punto sinceramente vi consiglierei di scaricare WordPress da wordpress.org e di andarvelo ad installare sul vostro PC. Quindi non in remoto su un vostro spazio di hosting, ma semplicemente sul vostro computer, quindi in locale. Se vi serve aiuto per fare questo, vi lascio il link qui sotto o magari qui in alto a destra, dove potrete vedere un altro mio video dove vi spiego come installare WordPress sul vostro PC in modo tale da andarvi a realizzare il vostro sito web in locale per poi trasferirlo sul vostro spazio di hosting, quando naturalmente il sito sarà realizzato. In questo modo naturalmente avrete la possibilità di utilizzare appieno tutte le funzionalità di WordPress. Mentre se andate a registrarvi su wordpress.com avete le funzionalità che sono molto limitate. Quindi, come detto, non potrete ad esempio andare ad installare plugin e temi personalizzati sul vostro sito, che ovviamente per andare a realizzare un sito insomma come si deve avete assolutamente bisogno di andare ad installare dei plugin all'interno della vostra installazione di WordPress. Altrimenti ragazzi, se volete partire fin da subito con il vostro sito web direttamente online, vi consiglio di partire fin da subito con un vostro dominio e spazio di hosting. Ora non vi preoccupate che non vi costa assolutamente un patrimonio, anzi vi garantisco che potete partire tranquillamente con circa 50 euro all'anno. Quindi con circa 50 euro all'anno avrete un vostro dominio, quindi assolutamente un dominio di primo livello, quindi un dominio che andrete a scegliere voi, quindi nome di dominio più estensione, e in più avrete a disposizione un vostro spazio di hosting dove andare a realizzare il vostro sito e naturalmente andare a caricare i contenuti all'interno del sito. Quindi sinceramente vi consiglio di partire fin da subito con un vostro dominio e spazio di hosting, anche perché come detto se andate ad utilizzare questi siti web gratuiti Wix o wordpress.com poi praticamente sarà impossibile trasferire il vostro sito web da questi servizi al vostro spazio di hosting. Quindi in sostanza dovrete rifare il vostro sito e sono sicuro insomma che non volete fare questa cosa, giusto? Per quanto riguarda il dove andare ad acquistare il vostro dominio e spazio di hosting, ebbene noi in sostanza consigliamo sempre una di queste due aziende, ovvero l'azienda numero uno che consigliamo sempre noi insomma è SiteGround. Potete tranquillamente partire con il piano startup che costa davvero poco insomma e vi offre il dominio in modo completamente gratuito per un anno, quindi pagherete solo il rinnovo dopo che l'anno sarà passato. La seconda azienda invece che consigliamo è KellyWeb. KellyWeb è un'azienda completamente italiana e offre un servizio davvero eccezionale. Quindi se magari non avete la possibilità di acquistare il dominio e l'hosting presso SiteGround perché costa leggermente di più di KellyWeb, ebbene potete acquistare KellyWeb che comunque è un'ottima azienda, noi collaboriamo insomma da molti anni e offrono un servizio davvero eccezionale. Naturalmente vi lascio il link di queste due aziende qui sotto in descrizione e vi lascio il link anche di un altro video che ho realizzato sui migliori hosting italiani. Quindi se siete interessati insomma ad approfondire l'argomento, cliccate e andate a vedervi anche quest'altro video che sono sicuro insomma vi tornerà di enorme aiuto. Detto questo, se questo video vi è stato di aiuto, mi raccomando lasciatemi un bel mi piace sotto al video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video qui sul canale. E mi raccomando di partire fin da subito con il vostro dominio e spazio di hosting. Mi raccomando che è molto importante, sono sicuro che mi ringrazierete in futuro. Come detto comunque, se proprio non avete la disponibilità economica o se non siete sicuri insomma di partire fin da subito con un vostro sito online, potete tranquillamente andare ad installare WordPress sul vostro PC e andare a vedere insomma come funziona la piattaforma WordPress. E questo in modo assolutamente gratuito. Come detto, ho realizzato un video qui su YouTube dove vi spiego proprio la procedura passo dopo passo. Naturalmente trovate il link al video sempre qui in descrizione. Quindi ragazzi, spero naturalmente che questo video vi possa tornare di aiuto e noi naturalmente ci vediamo nei prossimi video. Ciao e alla prossima!